Ed eccoci al giovedì di questa quinta settimana di Quaresima. Stasera ho con me il sacchetto salvacentesimi in cui che pian piano si sta riempendo delle rinunce, ma anche dell'attenzione che in questa Quaresima vogliamo dare ai poveri. Una delle cose belle di questo periodo triste che stiamo vivendo e in cui siamo ancora è che è aumentata la solidarietà. Nei momenti della prova, della fatica, ci si può chiudere in noi stessi oppure si può guardare ai bisogni degli altri. Quanti gesti piccoli, spesso nascosti, di solidarietà, anche nella nostra colonia, anche nel nostro paese. Anche questo sacchetto è un modo per essere vicini ai poveri di Betlemme, ai ragazzi, alle famiglie di Betlemme. E allora vi incoraggio a continuare questa raccolta mentre entriamo nella nostra preghiera di questa sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò, Padre? Salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E stasera capiamo che l'immagine che Gesù ieri ha utilizzato per dire la sua morte e la sua risurrezione, come il chicco di grano cade in terra, capiamo che Gesù sta parlando proprio di sé. Gesù sta parlando proprio della sua morte. E questo crea anche un po', se volete, di angoscia. Cioè non è una cosa che Gesù ha fatto così a cuor leggero. Come tutti noi abbiamo paura di fronte alla morte, anche Gesù prova paura. Ma, e lo abbiamo sentito nel Vangelo di questa sera, Gesù non chiede di essere liberato da questa ora, che nel Vangelo di Giovanni è fondamentale questo termine, l'ora, cioè il tempo in cui Dio agisce, il tempo della redenzione. Gesù non chiede liberami da quest'ora, ma chiede al Padre di vivere quest'ora, di essere supportato, di essere aiutato a stare dentro quest'ora anche difficile. È il mistero dell'amore di Dio, che ama fino qui, che ama nonostante questo amore preveda la croce, preveda la morte, preveda pure la sofferenza. E allora quanto abbiamo da imparare da Gesù, quanto anche la nostra vita deve conformarsi a questo amore, cioè prendere la forma dell'amore di Gesù. Preghiamo per questo stasera. Signore, aiutaci a credere in te, non per l'idea che abbiamo in testa, per l'immaginario che ci siamo costruiti, per l'emozione di un momento, ma disposti a perdere la nostra vita per servire fedelmente la vita che accade, certi che solo così produrremo molto frutto. Amen. Gesù, dammi vicino ai miei amici, alle maestre e a tutti, papà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Mentre raccogliamo le vostre preghiere, ringrazio soprattutto i bambini della scuola dell'infanzia che ci stanno stupendo con delle preghiere bellissime, ma preghiamo questa sera per il quinto e il sesto anno, coloro che non hanno sacramento ma che continuano il loro percorso di catechesi, aiutati da tutti i catechisti che voglio davvero ringraziare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti. In questi giorni continuiamo a raccogliere dalle vostre case alcune vostre preghiere. Potete mandare un video, mi raccomando, registrato in orizzontale, in cui dite un'intenzione di preghiera come singoli o come famiglia. Oppure potete scriverci il testo di una preghiera che i catechisti poi leggeranno. Dove? Al telefono dell'oratorio. Cosa aspetti? Mandaci la tua preghiera e buona Quaresima! Come la luce illumina ogni cosa, la tua parola rivela a noi